Ecco, tornato Marco. Ciao ragazzi, ecco tornato il vostro Marco Drums. Andiamo avanti, ragazzi, è già caricato, ragazzi, è già caricato. Che meraviglia. Andiamo verso il banco. Beh, innanzitutto ciao ragazzi, benvenuti, ok? E secondo andiamo a creare le cose, amici miei. Ciao! Ciao ragazzi, scrivetemi in chat così so che siete arrivati. Mitici, andiamo a continuare questo capolavoro, eh? Io tengo la chat, ok? Creiamo. Oh, creazione completata. Io non tengo tanto alto il volume del mio TV. Il cellulare devo abbassarlo. Ok. Creato, raga. Fatto. Un rampino. Proviamolo su quelle macerie. Ok. Allora, il rampino è stato strumento versatile. Afferra e sposta gli oggetti. Ok. Ah, ok. Un po' troppo distante, mi sa. No, piano. Ok, motiviamo. Tira, 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 grande. Oh, cazzo. Ma forse ci riesco a passare. Ma no. Va. No, devo tenere premuto. Vai, tira. Brava, brava, brava. Brava. Grande. Meglio del previsto. Beh, temo che non sarà facile trovare una via d'uscita. Devo esaminare l'area. Non possiamo restare bloccati qui. E questa a cosa serve? È un passaggio, secondo me. No. Buongiorno, sono Oswald Dalgard ed è un mio grande piacere accogliervi qui a Farzelit. Si dicono molte cose sul nostro mondo, ma la verità è semplice. Viciamo verso le stelle, anche se dobbiamo viaggiare 8,6 anni luce prima di arrivarci. Prego, E proseguite questa? nell'auditorium dove vi sveleremo i nostri piani. Chissà cosa c'è in questo auditorium. Lo scopriremo presto. Varl. Scorte, posso agganciarle con il rampino? Ah. Ciao ragazzi, mitici. Andiamo avanti, Horizon Zero Dawn. No, che cazzo dico? Horizon Forbidden West, raga. Se riesco ad arrivare lassù. Ok, allora. Ci sono due cose da fare qua. Una è prendere Da le qui non riesco a scorte. raggiungere quella scala. Sto sbagliando qualcosa. Così non va. Se gli lancio una freccia? Non è servito a niente. No, 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 no. Allora devo andare su. Da qui. Non è il modo giusto.
Ah, non è il modo giusto, eh? Un'impalcatura esposta in grado di sostenere il peso normale può essere afferrata con il rampino se a portata. Ok, allora devo mettere la portata di mano. Sto sbagliando qualcosa. Ah, ok. No, 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 raga, devo saltare. Ah, no, dai, lo fa da sola. Che figata tremenda. Peccato averne solo uno. Tranquillo, ora ti faccio salire. Che cosa fighissima, raga. Quindi come faccio a farlo salire? Scusa. Non è così tanto. Ok, io devo andare là. Ok. Questo chi è? Questo è lui. Oh, 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 quello cosa c'è? Appiglio. Ah, beh, ma dai, c'è qui tutto il pezzo. Ok, perfetto, devo fare tutto il giro. Infatti mi sembrava un po' strano quadrato per farti cadere. Questa siamo ancora nella parte tutorial, raga. Madonna, graficamente. Bene, devo calare la scala per farla. Ok, però io dovrei prendere il coso lì. Come lo prendo? Allora. Così. Stai fermo. Ok, caliamo la scala. Bam, bella legnata, oh. Sempre così le scale, anche in Dark Souls, Demon Souls, in Dark Souls. Apriamo la porta. Oh ragazzi, non metto la mia faccia perché è troppo bello sto gioco, ok? Umani, Homo sapiens, noi, da sempre ci spingiamo oltre i limiti come esploratori, pionieri, apripista. E ora Farzenite compirà il prossimo balzo nel futuro. Siamo orgogliosi di aver fatto risorgere l'Odissea. Ciò che i governi hanno abbandonato... Ciao amici miei, arrivo subito. ...sarà realizzato da Farzenite in meno di un decennio. Ed è solo l'inizio. Una volta completata, manderemo l'Odissea e il suo equipaggio dove nessuno è mai stato prima. Il sistema Sirio. Laggiù fonderemo la prima colonia umana extrasolare. Il viaggio dell'Odissea durerà almeno 3 secoli. Ma ogni volta che guarderemo il cielo, le augureremo buon viaggio. E come disse il nostro fondatore, il compianto Peter Shivumbe, la vera forma dell'immortalità è... Dati danneggiati. Fine riproduzione. I predecessori volavano nel cielo. Ciao ragazzi! Beh, sì. Scrivetemi sempre, amici miei! Così sa che siete arrivati. L'Odissea non raggiunse mai l'altra stella. Anche solo un ciao, mi piace. Bellissimo gioco. Ok, continuiamo, eh. Io ai dialoghi, ragazzi, sto sempre muto, anche se succede una cosa fichissima, ok? Così potete... Per questo Elisabetta gli diede una copia di Gaia. Per la colonia. Errore. File presentazione pubblica danneggiato. File reclutamento disponibile.
Si desidera riattivare? Sì, riattiva. Che altro hanno da dire? Conosciamo le previsioni. Instabilità economica, ulteriori pandemie, IA fuori controllo. A quando una catastrofe che comporterà un rischio inaccettabile per l'elite mondiale? Per noi bisogna sfuggire all'inevitabile. Perciò puntiamo alle stelle. Avete visto cosa stiamo creando? L'infrastruttura necessaria a costruire l'Odissea. Un centro dati allo stato dell'arte per favorire il progresso tecnologico. E avete visto come gestiamo la percezione pubblica? Investite, unitevi a noi. Prenotate un posto sull'Odissea. Salvate il vostro stile di vita dai problemi che affliggono la Terra. Sì, il mondo stava per finire, ma non sapevano come. Quindi tutto quello che dicevano riguardo al futuro dell'umanità non era vero. Questa gente pensava solamente a salvarsi la pelle. Ciao amici miei, sì, mi faccio sentire con il dialogo, mi muto un attimo, dopo arrivo. Quell'Oswald ha parlato di un centro dati. Andiamo. La copia potrebbe essere là dentro. Non ce la faremo a nuoto. Troveremo un altro modo. Forza! Oh, e che modo troveremo? E che modo, ragazzi? Interagite, scrivetemi! Ciao! Horizon Forbidden West. Sapevano fare molte cose. Ciao ciao mitici. Nel bene e guardiamo, guardiamo. Madonna, che spettacolo. Io non so come lo vedete voi ragazzi su Twitch, ma qui a monitor è una cosa spettacolare a TV. Ok, quindi vai, tira, 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 vai, tira. Grandiosissima. Oh, aspetta one second please. Ok, tac. Quando si salta, oh, salta bene. Oh, bravissima. Ok, adesso prendiamo tutto quello che possiamo. Guarda qui. Un sacco di scorte, Allora io ho attivato, sono anormale come livello di difficoltà, e ho attivato il puntatore che mi dice dove andare, perché sennò tieni gli occhi aperti, tranquilla, sono apertissimo. Proprio roba che intasa le vie aeree. Cioè, quassù. Quassù. Bella lì. Mi muto. Attenzione, quelle cose possono chiamarne altre da sottoterra. Silenzio. Tu quella a sinistra. Io abbatto quella a destra. Bene. Mi avvicinerò di soppiatto per colpirlo con la lancia. Non deve vedermi. Prima devo esaminarlo, studiarne il percorso. Ci sono. Pronto quando. Allora. Focus. Bene, ecco il suo.
suo percorso di pattuglia. Devo avvicinarmi senza farmi vedere. Guarda che stavo davvero. Potrei lanciare un sasso per distrarlo. Potrei lanciare un sasso per colpirlo di soppiatto. Potrei Basta farlo. Aspettare il momento giusto. È il momento. Ciao ragazzi. Merda, mi ha visto! Ah, colpo di lancia! Ai ai ai! Ciao amore! No! Ah, perché qua è... Per colpirlo con la lancia. Ok, devo... Vedermi. Ok. Prima devo esaminarlo, studiarne il percorso. Ok. Potrei Ciao ragazzi, benvenuti mitici! Attirandolo altrove per colpirlo di soppiatto. Basta aspettare. Un po' di vediamo che percorso fa è fora terra è il momento eccolo qui. Ispezioniamolo. Anche qui ho fatto di metallo. Ragazzi, che meraviglia. Allora, prendiamo un po' di legno. Andiamo a creare un po' di frecce. Perché non so se lo sapete che avete visto, ho fatto Horizon Zero Dawn, che era il primo. Praticamente lei può creare frecce e crea un sacco di cose fighissime. È tipo MacGyver. Ah, vedi? Anche lui. Fuora terra. Muscolo di macchina, nervo primario, nucleo di macchina piccolo, frammenti. Prendiamo tutto. Bella ragazzi, buon day one a tutti con Horizon Forbidden West. Fuori terra, fuori terra. Che explosion! Vai, prendiamo i pezzi perché dobbiamo costruire un botto di roba. Che meraviglia, ragazzi! Che bello che è! Hanno messo tutte le cose fighe del primo su questo più altre cose fighe di questo del 2. Allora possiamo tranquillamente Bam, che ti ho tirato una legnata, bam, che sei morto. Tac, tac, tac. Ah, fuori terra. Oh, però mi ha... Allora, scusate ragazzi che ogni tanto sbaglio i tasti. Prendiamo tutto. Prendi il sasso. Questi sono i sassi che ho lanciato prima. Ok. Allora, qui che cos'è? Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Abbiamo un po' di birra.
Secondo me stanno arrivando altre macchine, però. Ah, cazzone di uno. Mi ha fatto malissimo. Che legnata che ti ho dato. Ok. Fuori a terra. Ho notato che hai un aspetto diverso ultimamente. Sì, è vero. Non ho avuto molto tempo per radermi mentre cercavo di rintracciarti. Non temere, non è definitivo. Bene. Chiedo umilmente perdono. Prescelta. Prescelta. Sta un po' di merda questa barba. Ok. Andiamo avanti. La piaga si è diffusa anche qui dentro. Questo piccoletto è stato sorpreso dalla piaga. Non ha avuto scampo. Spero non abbia sofferto. Allora, andiamo un attimo. Ok. Ha dei colori fantastici, ragazzi, eh. Questo che cos'è? Gli Osram devono aver usato esplosivi contro le macchine. Ne hanno abbattute alcune. Bravi, raga. Bravissimi. Oh, devo andare di qua, eh? Andiamo. Qui doveva esserci una barricata. Le macchine l'hanno sfondata. Beh, sono morte però, eh. Pozione curativa. Oh. L'Oseram non ha avuto modo di usarla. Mamma mia, che meraviglia. Attenta, trappola. Dovrei riuscire. Urca! Che legnata! Ah, ok. Triangolo. Sembrerebbe un altro campo. Già che ci siamo, forse possiamo costruirci delle trappole. Potrebbero servire contro le macchine. Buona idea. Sì. Non è male come idea. Potrebbe servire. Bene. Quanta bella roba. Ho l'occorrente per costruire una trappola. Ok, costruiamo sta trappola. Che meraviglia, guardate che roba, che roba. Allora, una trappola. Tieni premuto giù. Crea. Ok. Fatto. Una trappola esplosiva. Qualunque cosa ci finisca sopra, finirà in mille pezzi. Porca loia! Sì, ha fatto male. Che spavento, raga. Ok. Che spavento, raga. Sono fatto esplodere. Delle macchine. Non credo ci abbia visti. Esaminiamo. La metterò qui. Ok. Vediamo. Conosco questa macchina. È un rovistatore.
Mai sentito. Vediamo dove sono i suoi punti deboli. Proviamo a creare delle trappole. Ci aiuteranno a passare. Ah, vedi? Questo ci finisce dentro. Guardala. Si è fermato qua. Scemo. Ok. Devo segare anche l'altra. Oh, ragazzi, scusate, ma io devo andare a beccare tutte le risorse. Primo perché servono. E secondo, perché se hanno nascosto qualcosa per i trofei. Luca. Arrivo su. Scusate raga, scusate. Allora io questa qui la voglio ammazzare, la voglio sparucchiare.
vieni qua mattina. Oh! Dai, vieni qua, vieni qua. Oh raga. Ah. Via libera. Proseguiamo allora. Ok, raga, quanta roba. Scusate solo che ho dovuto rispondere al telefono un secondo, che non si è mai in realtà in pausa. Ok. Ognuna ha i propri segreti. Avete visto che meraviglia? Avete visto che meraviglia, raga? La batteria. Un sacco di roba stiamo raccogliendo, raga. Ciao amici, come state? Se comunque volete seguire Marco Drums anche per tantissimi altri giochi, seguitemi su YouTube e sono tutti salvati, Ieri sera giusto Gold Rush, che è quello... Come faccio ad andare di là? Che è il gioco di Parker's Neighbors sulla conquista dell'oro. Che non mi ricordo più si chiama, come si chiama? Conquista dell'oro. Gold Rush. Beh, non me lo ricordo. Fuori sta montando una grossa tempesta. Sì, sono sempre più violente. Siamo su Horizon Forbidden West, che è il continuo di Horizon Zero Dawn, raga. Tu sei nata per sistemare tutto. Sì, ma per riuscirci mi serve quella copia. Credo che stiamo girando intorno al centro dati. Dobbiamo tagliare per quel grosso edificio sulla destra. Ehi, allora. Val, qui ci sono dati. Puoi esaminarli con il focus. Allora, registrazione testuale. Riepilogo operativo del Consiglio Superiore. I negoziati con i rappresentanti di Zero Dawn si sono conclusi ed è con grande soddisfazione che annuncio il raggiungimento di un accordo vantaggioso per entrambi le parti. Questo dimostra l'efficacia di un approccio diplomatico, contrariamente alle indelicati suggerimenti di alcuni dei nostri membri più reazionari. In breve, Far Zenith ci fornirà una copia di protocollo dell'archivio Omero, già inviata. 500 camere ectogeniche da recuperare dagli impianti di stoccaggio presso la struttura NIMA. Rapporti di ricerca aggiuntivi In cambio, Farzen riceverà una copia della versione alfa del database Apollo. Nella settimana precedente la partenza dell'Odissea, secondo le nostre stime sulle tempistiche di... No! Tempistiche di Zero Dawn, a quel punto dovrebbe contenere una percentuale importante dello scibile umano. Che cazzo è? Segnalo che la dottoressa Soberg era molto riluttante all'idea dell'articolo, mi sono imposto e ho specificato che questa parte non era negoziabile. Nel mio ruolo di referente, continuerò a mantenere una conversazione pubblica con la squadra della dottoressa Sobek, mentre dati danneggiati. E che Far Zenith scambiò con Zero Dawn, ma non spiega come ottenere una copia. Cercherò di recuperare altri dati. Ok. Ah, ci sono molti glifi. Questi li studierò più tardi. Bravissimo. Apriamo la porta. Mi sa che dobbiamo arrampicarci.
Faceva su e giù lei. Dobbiamo arrampicarci, ha detto. Oh, qua si può buttare giù la scala, tanto per cominciare. Vabbè. Oh no! Bene? Sì. Di là non possiamo andare. Ah. Di qua. L'ho visto io. Buona sta torta. Beh, in fondo ha 1000 anni. Usare sempre il focus. Credo che fosse una stanza per le riunioni. La porta sull'altro lato è chiusa. Vicino al tavolo c'è un'altra di quelle cose luminose. L'olo proiettore. Ansu. Sistema di terraformazione Zero Dawn. L'assoluto capolavoro di Elizabeth Sobeck, supportata da 9 sottofunzioni, Gaia, il nucleo del sistema, può manipolare interi ecosistemi planetari. Un ovvio vantaggio per la nostra colonizzazione spaziale. Fase operativa 1. Inserire una risorsa nel progetto Zero Dawn. Stato completo. Fase 2. La risorsa trasmetterà in segreto una copia completa di Gaia e delle sue funzioni subordinate al nostro centro dati. Se andrà bene, lo staff di Zero Dawn resterà totalmente all'oscuro della trasmissione. Rischi. Se scoprisse l'operazione, Zero Dawn potrebbe negare la cessione già concordata del database Apollo. In particolare non deve venirne a conoscenza Travis Tate. È là che è rincaricato del protocollo ADE. Inoltre, massima cautela deve essere adottata nei confronti della dottoressa Sobeck stessa. In quanto una delle migliori menti del pianeta potrebbe aver approntato misure di sicurezza non previste. Allego una valutazione completa in conclusione di questo riepilogo. Credevo che Elizabeth avesse inviato qui la copia, ma mi sbagliavo. Far Zenith rubò Gaia. Aloy, perché quella donna ti somiglia? Tranquillo, Varl. Noi ci somigliamo perché siamo la stessa persona, con gli stessi geni. Ma era una dei predecessori. Come puoi essere lei? Perché non sono nata. Sono stata creata da una macchina. Perciò sono una senza madre e mi hanno emarginata da piccola. Non capisco. Una macchina può creare una persona. Ricordi che ho detto la copia è un insieme di istruzioni? È più di così. Si chiama Gaia. E per lungo tempo lei ha accudito il mondo, fino a quando ha dovuto autodistruggersi. Allora ha creato me per farla tornare. Solo io posso. E questo posto è l'ultima speranza. Hai detto di aver parlato con la Dea quando eri nella montagna della madre. Era questa Gaia? Sì, ma non c'è nessuna Dea, Varl. Non esiste. E come lo sai? A me sembra che ti abbia scelta per una missione sacra. Ci ho messo molto a capirlo. Capirai anche tu, con il focus, ma per ora il rapporto dice che volevano conservare la copia rubata di Gaia nel centro dati. È lì che dobbiamo andare. Capito? Oh. Guarda un po'. Aloy, vieni.
qualcosa di utile per te. Doveva appartenere a quegli Oseram. A loro non serve più, ma a noi sì. Credo che questo sia più utile a te. Aloy, ho una cosa per te. Vieni. Oh, cosa devi darmi? Un'arma? Grazie, Barla. Oh. Meglio proseguire. La pistola. Ciao ragazzi, mettici. Ah, la fionda. La fionda, raga. Non mi ha dato una fionda. La fionda ci sta. Giù di qua. Ah. No, non credo che era proprio così, però sai com'è. Così proprio a mo' di scialla scialla lalla. Lasciati cadere quadrato, Marco, ancora hai fatto la stessa. Dovremmo tornare fuori. Bene. Oh, siamo fuori. Oh mio Dio. Sta andando nella nostra stessa direzione. Io cambierei direzione, ti dico la verità, Loi, perché va bene che siamo dei fitti della Madonna, ma quello è grosso, eh. Un'altra di quelle macchine. Potrei usarla per provare quella nuova arma. L1, la fionda congelante. Ah, sì, ma c'era anche nell'altra la fionda. Ciao, ciao, Mo Camilla. Boh. Guarda. Da. Da, da che fa! Mio Dio, che bello! Altri scavatori Oseram. E c'è molto acido. Sì, sì, me la ricordo la fionda, raga. Non me lo ricordavo più, ma c'era anche nell'altro. Non hanno avuto scampo. È una storia incredibile, Mo Camilla. È fantastico, è fantastico. Ok. Allora, un sacco di risorse. Che la copia è l'ultima speranza. Sì, sai tutti quei posti che ho visitato negli ultimi mesi? Dovevano esserci altre copie. Ma circa 1000 anni fa un uomo chiamato Ted Faro le cancellò tutte. Ok, vedi, dobbiamo prendere tutta la roba per poter creare anche le... No. Le munizioni delle armi, raga. Forse possiamo attraversare. Andiamo. Allora, buon day one a tutti, intanto, buon day one di Horizon Zero Dawn. Ok. La musica è spettacolare, poi quella dell'inizio, ragazzi. Allora, vediamo se magari sott'acqua c'è qualche... Perché di solito c'è qualcosina, c'è sempre qualcosina di picco sott'acqua. Beh, diciamo che qua non siamo proprio alti. Beh, oddio. Oddio. Bisogna sempre notare, eh. No, qua no. L'ho appena detto. Controlliamo un po' tutto perché loro... I guerrilla sono famosi per nascondere le cose, anche magari nelle cascate. È una cosa incredibile. A livello grafica... Ah, aspettate che volevo vedere Aloy quando nuota. Addirittura gli si arrossano gli occhi.
Forse devo andare da queste parti qua perché ci sarà qualcosa da prendere. Vedi? Appiglio. No, allora devo... Ok, così si fa. Così si fa. Beh, addio. Non è che sia piuttosto buccia di culo sta roba. Allora... Vedi, ci potrebbe venire di qua. Ah, eccolo qua. Ok, perfetto. Il mondo è un po' alla fine, eh. Wow. Quell'affare di metallo somiglia alla nave dell'auditorio. Altri osero. Immagina di entrarci e salire verso l'alto. Stiamo dalle macchine. Non ho fatto una brutta fine. No. Poverino. Allora, libro, un diario coperto di glifi scritti frettolosamente. Giorno 1, siamo scesi dalla valle, nella valle, entrando poi nelle rovine. Il capo ha sempre avuto buon naso per scovare i siti migliori, e anche in questo caso per la forgia. Questo posto è ancora intatto, abbiamo dovuto stendere un paio di macchine mentre trasferiamo l'attrezzatura. Continuano a spuntare sul terreno le maledette, ma a parte loro questo posto è a nostra completa disposizione. Ci siamo accampati vicino all'ingresso a Faruf. È quasi venuto un colpo quando gli è caduto il martello ed è rimbalzato giù per le scale. Scommetto che è il suo primo scavo, anche se lui afferma il contrario. Fortuna che non è sottoterra, almeno. Giorno 2, giorno 4, giorno 6, vabbè, sì. Ok. Troppi giorni da leggere. Ok. Dai, saltarella. Cos'è questo? Una scatola sport. Macchine di pattuglia. Allora, lei dice sempre di fare il focus, ok? Contenitore. Cazzo! Vai Johnny! No! Ste bastarde! Guardala! Ta! Che figata! Aia! Cazzo, stronza! Macchina stronza! Ai, che stronza! Che botta, raga! Ah! Ah, c'è ancora un'altra, Ah, bello! Ah, nel cervello! Bene, adesso come usciamo da qui? Aspetta, prima di tutto, prima di uscire, c'è tante di quelle risorse da prendere, Loi, che... non ci passa più. Magari possiamo anche evitare di prendere tutte, però io vi dico che... a livello frecce, a livello roba, io ne spendo sempre un sacco. La macchina ha distrutto il muro. Ok. Qui? Cosa c'è qui?
lei ha detto cosa c'è qui? C'è un cazzo. Oh, oh, oh. Ah, questa scatola. Bella. Qui non c'è niente. Dov'è la scatola? Là. C'è una scala là in fondo. Sì, la scala l'ho vista. Ma ho visto anche questo io. Ok, allora, frecce, arco, vai. Arrampicati. Dimmi una cosa. Suna, come l'ha presa quando hai deciso di non tornare nelle terre sacre? La capoguerra Nora ha capito perché mi sentivo obbligato a seguirti. Ma da madre non l'ha presa bene. Dovrebbe stupirmi. Non l'ho mai vista sorridere. Neppure io. Oh, no, sono arrivato da qua. Oi. Ciao, amore. Macchina contro macchina, serpente contro serpente. Ci sono tre di quelle cose. E se hanno ammazzato tutti quegli Osera, non arriveremo mai al centro Dati. Non c'è modo di aggirarle, né di attaccarle direttamente. Cerchiamo un insediamento. Chiederemo aiuto ai cacciatori. Ci vorrebbero settimane, non c'è tempo. Forse ci basterà far cadere quella nave. Quell'affare? Come? Lo capirò. Aspetta qui. Aloy! Fidati! Fida, che io sono Aloy! La solita Aloy. Devo raggiungere la... Grandissima, grandissima! Allora, mi devo nascondere, eh? Quanta roba fighissima! Raggiunta quella torre, dovrai trovare un modo per arrivare alla nave. Mi limiterò alla lancia per ora. Devo risparmiare munizioni. Porca loca, raga! Sì, proprio risparmiamo munizioni, Marco. Grandissimo, non ti sei fatto scoprire. Oh. Ancora insisti che vuoi prendere le cose, eh? Cazzarola. Oh, le animazioni sono bellissime, ragazzi. Che lisciata. Ok, non dovrei fare così, eh. Cazzarola! Proprio top, eh? Gli sparo in faccia. No. Oh. Allora, visto che ci conviene.
prendere anche le cose per curarci, già che ci siamo. Sì, ma se mi faccio sgamare così facilmente, un po' troppo facilmente, ragazzi, un quarto d'ora io devo andare a prendere il mio figlio Vittorio e ci rivediamo subito appena torno, facciamo ancora un pezzettino. Peperoncino, questo sarà peperoncino, è tutto che sta andando a male. Là, con quella scala posso salire sulla torre. Allora, facciamo prima di tutto che creiamo un po' la roba, perché qua, ok, perfetto. C'è un binario lassù in alto. Potrei riuscire a raggiungerlo lanciandomi da quell'appiglio. Come faccio? No. Devo saltare più in alto. Forza, riproviamo. Saltando da quell'appiglio dovrei riuscire a raggiungere il binario. Ma non ho capito che cosa devo fare, Aloy. Ok. Ah, ok. Riproviamo. Se magari leggi. Oh no! Prima di arrivare in cima. Bene. Ah, no. Che figata. Quindi devo schiacciare il cerchio prima di aggrapparmi e lei fa il saltone. Grande. Sacco di materiali, raga. Io qua ho visto che c'è sopra qualcosa, però, Ma credo che comunque devo andare sopra di qua. Ottimo segno. Guardiamo gli scenari, raga. Caspita. Bravissima, che figata l'animazione. Il tempo peggiora. Come faccio ad arrivare là? Grandissima lei. Miseria, ah, certo che cazzo sono tubi a metà, raga. C'è mancato poco. Direi proprio. Avanti un'altra. Grandissimo. Non posso saltare fino a giù, ma qui c'è un cavo. Posso usarlo per arrivare dall'altra parte. Vai. Grandissimo, Aloy. Boom, shakalaka. Salire. Questo posto in piedi per miracolo. Questo è vero, questa ragione lei. Ci sono delle enormi morse che tengono la nave in posizione. Scommetto che c'è una console di controllo.
Se sganciassi le morse, la nave finirebbe dritta nel bacino di sotto. Allora, vuole sganciare le morse? Perfetto. Altre macchine tra i piedi. Ok, questo chi è? Ah, è un altro fuori a terra. Stai calmo, stai bravo. Eccolo qua che ha chiamato il suo amico. Porca! Attenzione! Oh! Oh! Ok. Ah. Batterie. Adesso devo andare a recuperare un po' di scorte anche per... mediche, prima non l'avevo neanche cagate, ma assolutamente servono. Allora io, ragazzi, tra pochissimo, questione di minuti, devo andare, però vi ricordo che quando torno e stasera giocheremo a Horizon. La programmazione delle mie live di domani è Horizon e anche di domenica. Però posso fare anche dei piccoli sprazzi di pause con Gold Rush, che l'ho comprato ieri, e anche Motocross Supercross 4. Per diciamo spezzare un po' da Horizon, anche se secondo me è un gioco picchissimo, raga, e veramente veramente bello, sia intrattenere voi che potete anche vedere un gioco bello con una storia, e anche per me che è veramente fatto bene. E ora distruggiamo quelle macchine con soldi dati. Ok, facciamo questo e ci vediamo. Mi muto un attimo. È rimasta impigliata in quei cavi. Devo arrampicarmi sulla torre e trovare il modo di staccarli. Come mi arrampico sulla torre? Esattamente. Come ti arrampichi, Aloy, sulla torre? Incredibile, ragazzi. Modalità foto. Lei è fatta benissimo, amici miei.
Incredibile. Incredibile. Va bene. Dal vostro Marco Drums Games è tutto. Ci vediamo dopo. Vado a prendere mio figlio e ci vediamo. Vi faccio vedere il filmato iniziale e poi vi lascio. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobek, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità. Esatto, Horizon 2 Forbidden West, Marco Drums Games Channel. Ci vediamo fra un'oretta o un'oretta e mezza nella live. Ciao amici miei, comunque dopo porterò tutti i video su YouTube e ci sarà tutta la playlist, tutto il gioco in fila. Ciao a tutti amici, alla prossima. Tra un'oretta o due ritorno in live. Ciao amici di Twitch, ciao ragazzi, ciao mitici, ciao mitiche, e ci vediamo dopo. Ciao dal vostro Marco.